Salve, mi chiamo Checco Zalone e vengo da Polignano a Mare. Sono alzate le orecchiette. Come si arriva a fare un film? Si arriva quando tu, dopo una, diciamo, un periodo di dura riflessione intorno alla tua carriera, al tuo lavoro, un ti dai soldi e lo fai. Così. Ragazzi, qualunque. Falla però. Siamo felici comunque. Quando ho sentito quella cosa che fa ciak. Azione! E là ho cominciato a tremare, poi l'ho fatto 12 volte, quindi dopo il 12esimo ciak ho capito l'andazzo qual è. Sto piangistero del sud. Spesso il cinema ha raccontato sempre degli uomini del sud inadeguati al nord, che sono andati lì e vivevano un po' alla scusate se esistiamo. Noi abbiamo voluto che il personaggio Checco Zalone fosse uno che invece porta gli altri a omologarsi a lui. Stop. Ok, stop, ne facciamo un'altra, torniamo in posizione, perfetto. Faccio la bibi, faccio la bubù, ma con la mia mente sto costantemente ad Angela. Il film, il nucleo centrale del film è semplice, è la storia di un ragazzo che vuole fare il cantante. Azione! Va! Buongiorno, senta, chiamo da Milano. Per caso lei conosce il cantante Checco Zalone? Un cantante! Ma non scherza! Che è tenace e quindi ce la fa a fare il cantante. Sì! Ti amo! Voglio bene! Nel suo cammino verso la carriera di cantante incontra l'amore. E quindi un po'... un rubare atmosfere shakespeariane, i capulecchi e i Montecchi rivisitati in chiave moderna. Pensate, un ragazzo che viene dal sud con la figlia del segretario del PDN, partito del nord. Ecco proprio, te fermati un attimo che io e te dobbiamo finalmente parlare. No, ecco. Papà, no, non posso. Ma dove vai? Il mio personaggio si chiama Marika ed è una giovane ragazza che non vuole conformarsi alla Milano del momento o al paesino di provincia in cui vive o a questa fanatica modalità in cui il padre affronta la politica. Il mio personaggio si chiama Manolo ed è un personal trainer, lui è gay ed è il fidanzato del cugino di Checco Zalone. Il mio compagno è vino a Brescia, lui barese, venuto dal sud, dal nord, ha incontrato me, conviviamo e a un certo punto arriva Checco Zalone a casa nostra, ma il cugino non vuol far sapere che è gay, quindi dobbiamo fare gli etero. Ma non è che ci riusciamo poi molto bene, forse, non lo so perché. Il mio gay parte dal sud e va in una città che è Milano, dove è più facile vivere e anche fare outlet, come dice Checco, insomma fare outing e dire come vede lui la sessualità. Con Fabio ci siamo detti facciamo dei gay ma divertiamoci a farli, senza fare, capito, il gay d'autore, no, facciamo il gay da commedia, cioè quello che proprio ha il femminiello che si diverte. Amore! Lavorare con Checco è stata una bella prova, lui è una persona che ha veramente tantissima ironia, ha delle idee pazzesche ed ho imparato con lui a improvvisare, mi ha coinvolto proprio con la sua vulcanicità e con questo suo essere dirompente, lui va e io gli andavo dietro. La gente verrà al cinema e troverà Checco, i modi di pensare di Checco, i modi di fare di Checco, quella schiettezza, quella, diciamo, genuinezza che l'ha reso popolare. Ma perché sto parlando in seconda? Perché mi ha reso popolare. Io canto anche più di cocciato. I critici al cinema dicono, i comici pensano che fare il cinema sia fare la gag di cabaret al cinema. No. Ciao pubblico paganti!
venite a vedere una bella storia che a tratti saprà anche farvi commuovere. Se siete ebeti, vi commuove. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Vedi, macchinista la sangue. Noi normali sanno ridere, sanno piangere, sanno battere le mani. Vedi, proprio come a noi persone sani. Gli uomini sessuali non avranno gli assorbenti, ma però c'hanno le ali. Va, se no che cazzo vengono a fare al cinema le persone.